In seguito al reintegro dei medici sospesi, deciso dal nuovo ministro della Salute, alcuni governatori di regione non hanno accettato questa nuova politica. Ad esempio, il governatore della regione Campania, De Luca, ha inviato una direttiva alle aziende ospedaliere e sanitarie campane con cui disponeva di non far entrare a contatto personale sanitario non vaccinato e pazienti. Quindi siamo ancora fermi a questo punto. Chi non ha assunto il farmaco di Stato sta per essere nuovamente discriminato. Non è bastato ancora, non è stato sufficiente l'inutile, l'ignobile lasciapassare di Stato imposto dal governo Draghi, applicato poi dai commercianti, dagli esercenti, per emarginare italiani sani che per libera scelta non si sono sottoposti a questa sperimentazione di massa. Non è bastato sospendere inutilmente docenti, personale sanitario sano nelle scuole, nei luoghi pubblici, nei locali pubblici, mentre il contagio si propagava tranquillamente, ugualmente, tra persone che avevano, che possedevano il lasciapassare e che lo esibivano regolarmente. E non sono bastate neanche le più recenti pubblicazioni scientifiche, dal British Medical Journal all'Lancet, infine, fino ad arrivare alla responsabile commerciale Small di Pfizer, che dinanzi alle richieste del Parlamento europeo tranquillamente ha confermato che questi farmaci non sono stati testati per prevenire alcuna infezione. Quindi, nonostante tutto questo e nonostante quello che è accaduto e che abbiamo provato, che abbiamo visto sulla nostra pelle, sulla popolazione italiana, sulle incidenze di questo contagio negli ultimi mesi, nonostante questo ci sono ancora queste situazioni di discriminazione a livello delle strutture ospedaliere. Forme di discriminazione ancora che continuano ad essere confermate dai presidenti di regione, dai medici, dal personale sanitario che invece si è sottoposto a questa sperimentazione di massa, fino ad arrivare ai presidenti degli ordini professionali sanitari. De Luca ovviamente sostiene che i campani, che i cittadini campani, non si farebbero curare da un medico cosiddetto Novax, ma allora perché, per esempio, si dovrebbero far curare da un medico obeso o fumatore? Quindi, se noi identifichiamo il medico come una persona che deve dare l'esempio, allora un medico dovrebbe essere in salute, non dovrebbe avere patologie, dovrebbe essere sostanzialmente sano, dovrebbe manifestare un'immagine, dovrebbe esibire un'immagine di salute ai suoi pazienti. Quindi, nel momento in cui noi vediamo un medico che magari è sovrappeso o è addirittura obeso, che ha delle evidenti patologie, che fuma, perché noi dovremmo farci curare da una persona così, quando già vediamo nella sua figura e nel suo modo di porsi un problema, una patologia, quindi un cattivo comportamento. Quindi, per assurdo, nel momento in cui una persona non dovrebbe farsi curare da qualcuno che non si è sottoposto a questa sperimentazione, quindi a questi farmaci, perché allora noi dovremmo farci curare da una persona obesa o una persona che non dà un'idea di salute? Quindi, per assurdo è comparsa nella sanità pubblica la tranquillità sanitaria, cioè questa forma di manifestazione da parte del medico di tranquillità, di serenità che deve veicolare rispetto nei confronti del paziente, perché magari è una tranquillità sanitaria che riguarda però la sua aderenza, la sua predisposizione ad assumere certi farmaci, quindi ad essere perfettamente conforme alle linee guida dell'industria farmacologica. Quindi, invece, qual è la realtà della situazione sanitaria campana? La realtà è che ci sono dei medici, del personale sanitario che, nonostante tutto quello che era stato detto per quanto riguarda l'assunzione di questo farmaco, non si è sottoposto a questa sperimentazione di massa e, nonostante questo, è vivo. Quindi ci sono dei medici che non si sono sottoposti alla sperimentazione, che non si sono vaccinati, che magari hanno anche contratto il virus in forma lieve, che sono vivi, che sono in salute, che non hanno avuto problemi e che in questo momento possono diventare di nuovo operativi nelle strutture pubbliche.
E questo non è accettabile in primis dal presidente di regione, ma non è accettabile neanche da parte di quei medici, di quel personale sanitario che invece ha aderito a questa campagna di somministrazione, di sperimentazione di massa. Quindi molte persone non sopportano la presenza proprio di questo personale sanitario, di questi medici, che nonostante tutto esistono, sono vivi, sono operativi, sono capaci di curare le persone. Secondo voi i pazienti sono spaventati più che altro dal dover essere curato da un medico cosiddetto Novax, oppure sono spaventati dalle condizioni della sanità pubblica in Campania? Io ritengo che siano più spaventati dal dover trascorrere giorni o ore addirittura in una struttura ospedaliera pubblica nella nostra regione, perché io vivo nella regione Campania. L'unica argomentazione che De Luca ha potuto portare in questo dibattito politico è stata smontata totalmente dalla dottoressa Small, la responsabile commerciale di Pfizer, che ha detto tranquillamente che questo farmaco non previene l'infezione. Quindi tutto questo castello di argomentazioni che il nostro presidente della regione ha portato in opposizione alle nuove decisioni del governo cade completamente davanti a queste evidenze scientifiche, appunto, perché sono state divulgate, sono state diffuse proprio dalla responsabile commerciale del farmaco che loro stanno cercando di vendere, che i medici e questa linea ancora di politici legata ancora al ministro della Salute e all'ex ministro della Salute. E quindi nel momento in cui ci sono queste evidenze, loro non le conoscono, non le vogliono comprendere, faticano ad accettarle. Quindi significa che c'è ancora tutto un conflitto di interesse nella nostra regione, nella regione Campania, ma in tante altre regioni italiane, un conflitto di interesse che riguarda appunto medici, sanitari, che hanno ancora questo legame, che avranno sempre questo legame con l'industria farmaceutica che continuerà ad esistere e che continuerà a cercare di somministrare farmaci sperimentali, possibilmente farmaci RNA messaggero, proprio per continuare questa forma di sottomissione all'industria farmaceutica. Resta ancora una sola emergenza sanitaria, a mio parere, a parere di tanti, sulla quale bisogna indagare, quella degli eventi avversi a breve ma anche a lungo termine per quanto riguarda la somministrazione di questi farmaci sperimentali, senza adeguata sorveglianza attiva, chiaramente. De Luca dovrebbe occuparsi più che altro della situazione disastrosa degli ospedali campani, della sanità pubblica campana. Soprattutto in questo momento, situazione disastrosa che è venuta fuori chiaramente, con l'emergenza sanitaria, in questi ultimi anni, ma che verrà fuori anche in questo inverno, sono convinta, sia per l'indebolimento ulteriore della popolazione e sia chiaramente per le normali epidemie influenzali, le normali incidenze dell'influenza in questi mesi freddi. E De Luca si deve occupare di questo, non deve fare altro, deve cercare di porre rimedio a questa disastrosa situazione della sanità campana, anziché inseguire sogni di gloria sulle pagine dei giornali con il suo esibizionismo antigovernativo. Quindi è importante che in questo momento si capisca che c'è all'interno della sanità, degli ordini professionali anche, questa linea ancora legata all'ex ministro della Salute, a tutto questo conflitto di interessi di cui ho parlato tante volte nei miei video e che non mollerà la presa. E anche adesso molti presidenti degli ordini professionali stanno subdolamente cercando di inserire il discorso dei vaccini, di tutti i vaccini in generale, quindi non un discorso legato esclusivamente a questi farmaci per il Covid. Sono una serie di farmaci che probabilmente verranno inseriti anche come condizione nel codice deontologico di molti ordini professionali. Questo significa che quando un medico, un professionista sanitario, si rifiuterà di assumere un qualsiasi vaccino che in futuro verrà diffuso, verrà
verrà somministrato anche in via sperimentale, questo medico, questo soggetto che fa parte di un ordine professionale sanitario può essere non sospeso, ma radiato. E questo ovviamente è inaccettabile perché significa che molte persone, nonostante i loro titoli di studio, non potranno lavorare. Non potranno essere operativi, non potranno curare delle persone in maniera anche eccellente e quindi si creerà ancora di più questa separazione sempre più netta tra chi si sottopone a questa linea politica, questa linea operativa, questa linea economica e finanziaria e chi invece si rifiuta. Che cosa dovrà succedere ovviamente in un futuro se continuano così le cose? Succederà che ci sarà una parte di medici, probabilmente a mio parere e a parere di molti, una parte di medici che è probabilmente la migliore, perché vede tutto da un punto di vista molto più critico, che continuerà ad essere operativa all'esterno degli ordini professionali. Questo ce lo vogliamo dire, è fuori legge. Vogliamo, pensare che questo, potrà essere perseguito dalla magistratura? Non lo so, ma a mio parere e a parere di tanti, questo tipo di azione deve essere intrapresa in qualche modo, cioè bisogna cominciare a far capire anche all'interno degli stessi ordini professionali, se vogliamo continuare a conservarli così e non vogliamo riformarli, cosa che a mio parere invece sarebbe necessaria in questa fase. Se continua così, significa che una parte di medici sarà ovviamente contraria. E che cosa succederà? Dovrà essere critica all'interno degli ordini professionali o uscirà da questi ordini professionali? Io non ho ancora una risposta a questo tipo di domanda, di dubbio, di incertezza che riguarda sia la mia carriera professionale e sia ovviamente la vita, la professione, la carriera di molti altri. Rimango con questo dubbio inevaso, con questa domanda che ovviamente spero che si faranno in molti e ritengo che però una soluzione vada presa, magari anche unendoci tra diversi ordini professionali, tra diversi professionisti che non vogliono aderire a questa scelta, non vogliono aderire a questa linea politica e credo che però questo sia il momento di porsi questa domanda e di continuare ad essere critici su questo fronte e continuare ad aprire questa possibile trattativa sia all'interno degli ordini professionali e sia nei riguardi proprio del Ministero della Salute.